Di questo ritiro mi è piaciuto tutto in realtà. Fin dall'inizio la complicità che si è creata con le mie compagne d'avventura e la magia del tutto. Quindi questo ritiro mi è piaciuto per tutta la sua magia. Consiglierei questo ritiro perché ti permette di eliminare quello che non serve e di darti la possibilità di vedere un pochino oltre, senza i condizionamenti, senza tutte quelle cose che nella quotidianità ti limitano e quindi ti fanno pensare che nulla sia possibile, quando invece in realtà tutto lo è. Ho lasciato andare in realtà tante cose, blocchi, resistenze, paure, diciamo che c'erano un po' tutti e comunque è un lavoro immenso, però bene, nel senso che un po' per volta, un pezzettino per volta, espandendo, 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 tutto è andato e quindi tutti i blocchi li ho lasciati qui. Restano qui a Malaga, non tornano con me. Ho avuto diverse intuizioni, diciamo che è stato tutto un susseguirsi di coincidenze, di sincronicità e poi vabbè, non vi posso dire nulla, ma ultimo ma non ultimo la ciliegina sulla torta che è stata un po' la conferma delle intuizioni e come dire è proprio così, non avere dubbi è proprio così e se qualora tu ne avessi avuto qualcuno, sappi che questo è proprio a dimostrazione del fatto che è proprio così. Stare all'aperto ci ha permesso di uscire dalla zona di comfort, nel senso che in alcuni casi, magari è stato un po' più impegnativo stare all'aperto, perché fa caldo, per diverse ragioni. Però stare all'aperto ci ha messo nella condizione, o perlomeno mi ha messo nella condizione di uscire dalla zona di comfort e soprattutto stare a contatto con la natura e contemporaneamente con te stesso. Quindi allineare queste due cose è stato bello. Io penso che sia una buona cosa. Di posti magici ce ne sono stati tanti, ma al di là del posto è stata proprio la magia che si è creata con il mio gruppo, quindi con le mie compagne d'avventura. Alla fine di questi 3 giorni mi porto a casa tanta consapevolezza e tanto lavoro, cioè tanto, tanto, tanto lavoro da fare. Ho riportato alla luce cose che pensavo oramai abbandonate, morte e sepolte e quindi tanto, tanto lavoro, tante cose da fare, tanta energia, ma con la consapevolezza che si può volare in alto con leggerezza e con il minimo sforzo. Che dire, Patrizia? Cioè, Patrizia, grazie, 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 sei fantastica e grazie, mio amore.